Io stavo lavorando sulla Clio Williams, ho le mani ancora tutte tagliate, mi sono concentrato tutta la mattinata, mi sono organizzato la giornata per fare quella cosa, tu di punto in bianco prendi e mi porti dove mi porti? Oh, devi stare calmo, che ore so? Ti sei gonfia la vena, che ore è so? È 1:05. Stiamo andando a Frascati, prima di tutto ti porto a mangiare la freschetta che non c'è video se non abbiamo stomaco pieno. Secondo, ti ho detto, bisogna vedere la RX7 di Andrea prima che Empower ci metta pesantemente le mani, perché sta per partire un progettone che su YouTube non si è mai visto. RX8 RX7, quella turbo, rotativa, FD, vera, guida a sinistra. Ma c'è una delle icone giapponesi più importanti che la portiamo sul canale oggi? Yes! Non è vero, sì. Dammi 5. Qui dietro abbiamo Stefano Gallo, esperto di fraschette. Oh. Sono un grande frequentatore addicted alle fraschette. Addicted alla fraschetta. Bentornati su Officina del Pilota, ragazzi. Oggi vi racconteremo una storia fantastica, quella di Andrea Pompei e della sua Mazda RX7. Ragazzi, lui è Andrea Pompei, noi ci conosciamo ormai da 4-5 anni, mi sa pure, sì, forse un po' di sì. Più. Una domanda subito bruciapelo: perché RX7? Amore platonico quasi. In che senso? A 8 anni ho deciso che sarebbe stata la mia auto. A 8 anni? 8 anni, giocando alla Play, Gran Turismo con tutti quei miei coetanei. Ah, su Gran Turismo! L'ho vista e niente, da quel momento sempre di più, sempre più fissa. Sempre fissa. Fino addirittura a tatuarla sull'avambraccio. No? Questa è stata una promessa che poi... Ho mantenuto. Prima delle aspettative, fortunatamente, quindi diciamo la sto godendo. Grande. E sì, diciamo che non c'è nient'altro per me. Something for me. La cosa che forse non tutti sanno è che tu sei diventato tra virgolette famoso sulla nostra pagina di Empower perché mi scrivesti un messaggio quando ancora non avevi neanche la patente, giusto? Sì, erano... la stavo prendendo la patente. Stavi prendendo la patente e io vendevo una RX7, non questa, una grigia. RX7 Type R tra l'altro, grigia, bellissima, del 2001, fine edizione proprio. Sì. E tu mi hai chiesto, mi hai mandato un messaggio, mi hai detto ragazzi io non ho i soldi. Non ho lire. Però posso venirvi a trovare perché io vorrei tanto vedere questa macchina dal vivo, non l'ho mai vista, l'ho vista solo sui videogiochi, soltanto sulle pellicole, foto. Sì. E io ti ho risposto, ti ho detto ma certo figurati vieni, ti facciamo fare anche un giro, no? Un po' così, scherzando, pensavo manco venivi alla fine sinceramente. E però ho postato questa fotografia su Facebook, sulla nostra pagina di Empower, e questa like. Foto ha fatto 2000 like, una cosa incredibile, tutti commenti, commenti. Grandi, perché sto ragazzo c'ha questo sogno che voi lo aiutate a... faglielo vedere tutti i e quindi alla fine ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti, sei venuto a trovarci durante il Motor Show a Roma, in cui avevamo uno stand espositivo e hai provato e hai visto la RX7 quella grigia. Da lì è partita la brocca. Sì, sì. A quel Motor Show sono stato 3 ore, 2 nell'RX7, una a vedere il Motor Show. Tu non hai neanche guardato le pin-up, no, di passaggio, c'era un F40, c'era di tutto. Solo per l'RX7, valsa la pena di pagare il biglietto d'ingresso solo per me. Mi ci fece entrare, io pensavo che tu non mi ci facevi entrare. Invece... Come no? Io davo pure far guidare, però stavamo dentro, non potevamo dirlo. Infatti non ho sentito neanche il rombo, niente, però... Passano 2 anni all'incirca, noi rimaniamo in contatto perché comunque sia siamo diventati amici su Facebook dopo questi incontri eccetera eccetera e mi chiami e mi dici guarda Luca che io sono pronto per far che? Per sposarti? No sono pronto per comprare RX7. Ho detto vabbè vieni giù in ufficio da noi e ne parliamo, dai vieni. Cannone, sei venuto, manco attaccato che già sta veramente sulla porta. Siamo in macchina perché maturo. E da qui ragazzi, cioè mettetevi seduti perché inizia la parte fantastica. Cominciamo le ricerche in Giappone, ovviamente. Sì, vi spieghi tutto, come comunque funzionava l'asta, tutto quanto. Esatto, per una guida a destra, perché quello era l'obiettivo, insomma i soldi erano quelli, volevamo prendere una guida a destra. E poi lampadina. E poi mi si accende infatti la lampadina e ti dico ma sai che c'è? Aspetta, prima di mettere in moto tutto sto casino col Giappone mi fai fare un paio di telefonate, c'è un amico mio che
collezione Eric 7. Non credo che le venda. Grande Mauro. Grande Mauretto. Però sentiamolo, magari c'è un aggancio, c'è qualcosa. Chiamo Mauro e Mauro mi dice: guarda, veramente una, non ho più spazio perché mi sono trasferito e non abito più all'Eur, abito fuori Roma, fuori dice, Roma. E una la devo proprio vendere, quindi penso che ti avrei chiamato a giorni. Quindi va bene, ok, allora dimmi dove abiti e che veniamo a vederla questa macchina. E tu non mi hai detto niente. Dove abita Mauro? 10 minuti da casa mia, 10 chilometri. Cioè, lui c'aveva. Tu mi hai chiamato e mi hai detto: sto al casello di San Cesario. Io, che stai a fare al casello di San Cesario? E lui abita qui. Ma io abito qui. A 10 minuti da casa sua, nel sotterraneo di questa villa, c'erano due Mazda RX7, tra cui questa e quella di Mauro, no? E quindi, primo colpo di scena. La macchina dei suoi sogni trovata in meno di una settimana, mai vista, a 5 minuti, 10 minuti da casa. Madonna, questa era la storia. Ma perché mi ha chiamato? Cioè, perché? Perché questa è originale, esteticamente perfetta, ma è originale, quindi la dobbiamo trasformare. E c'è un ragazzo americano che seguo, che è Binsky. Binsky, ma quello di Instagram? Sì, lo faccio vedere. Binsky. Ho capito chi è, e che vuoi fa? È come la sua, uguale, identica. Ma è pazzesca quella. Lo so. E io ho 10.000 euro. 10.000 euro? Questa sarà, è una demo car, ci saranno 30.000, ma magari 30.000 euro. Ma Luca, tu ce la puoi fare. Cioè, tu c'hai tutto per farlo, tu e Matteo. E Matteo di Officina del Pilota. Io ho visto come lavorate. Cioè, non c'è storia. La faremo uguale. 10.000 euro. Sul piatto. Allora Matteo, la vedi questa? Mm-hmm. Questa è una delle RX7 più belle del globo, è di Binsky su Instagram. Lui la vuole fare identica, paraurti, allargamenti anteriori, allargamenti posteriori, minigonne, cerchi in lega, spoiler, cofano. C'è solo un problema, io c'ho tutto, anzi qualcosa già l'abbiamo cominciato a ordinare per dire la verità. È che Andrea ci ha messo un limite. 10.000 euro. Ma che ci facciamo 10.000 euro? Ma ce la fai? A comprare pezzi? Pezzi e restauro. No, l'Officina del Pilota ce la fa. Luca, ce la fa questa, eh? Questa è una sfidona per noi, per il canale pure. Ci proviamo fino in fondo. Cioè, quello è il tuo budget. Il mio budget. Va bene, dai. Ci sto. Dai, Dai. Tutta però completa, Che te la no, solo a destra? No. Va bene, la grande. Dai, proviamoci. Dai. Andata? È andata. Dico, sto ragazzo, certo, per essere così giovane c'ha già le idee molto chiare? Sì, è uno che si è fatto, permetti di dire, si è fatto il culo per questa macchina, perché è uno che si sveglia la mattina presto, lavora sui camion, dorme il pomeriggio perché poi la notte attacca a lavorare tardissimo, cioè una vita molto particolare, però fa tutto per quest'auto. Amo la tua passione. Mi piace il progetto e soprattutto Luca ha cambiato 6 ragazze per colpa mia. Ecco, quindi. Quindi devo riscattarmi in qualche modo. Si può fare un brindisi col caffè? Oh. Sì, c'ho il pettino. Prendi il mio pettino. Stavo per uscire. Non vedo l'ora di iniziare sta macchina. Quando ce la lasci? Però Andrea, una cosa, perché noi siamo arrivati fino a qua. Per favore adesso tu sta macchina ce la devi far provare. Saresti i primi. È un onore. Per noi è un onore, però, insomma, sgancia ste chiavi. Dai, su, sgancia ste chiavi, dai. Sai quanti me l'hanno chiesto? Ma chi te fa un lavoro del genere? Guarda, a 10.000? Sarà pizzato in tasca. Non ci vuole dare le chiavi. Sempre in tasca. Dacci le chiavi. Dacci le chiavi. Vabbè. Ciao, André. Ciao. Quando hai messo la terza, mamma mia, che cambio che ha! Ti chiama le marce, te le boom, te le butta dentro. Mi ha attaccato al sedile quando hai messo la terza. Tum! Fantastico, cacchio. Poi dici che uno non ama le auto giapponesi. A me mi stanno venendo i brividi. Ma poi leggera, sì, ma dinamica. La senti tua, cioè io la sto guidando da 5 minuti e già la senti tua. La sento mia. Ma lui veramente la voleva in modo spasmodico proprio. Cioè, ma se l'è tatuata sul braccio.
No, infatti vorrei troppo essere nei suoi panni, perché ha realizzato un sogno acquistandolo, ha faticato, l'ha comprata, è sua, adesso la mette nelle nostre mani e sicuramente noi ci impegneremo al meglio. E ti giuro, sono più curioso io di vedere come sarà piuttosto che Andrea. Viene una bomba, viene una bomba, io sono gasatissimo, non vedo l'ora di cominciare. Però promettimi che prima finiamo la Willy. Ah, per forza, ci serve lo spazio. È bella anche originale, eh? Però credo che questa sia l'ultima volta che la vedremo con queste linee. Se tutte le macchine dovessero rimanere originali, Empower non avrebbe modo di esistere. Quindi non vedo l'ora che arrivano gli ultimi pezzi e cominciamo a smontare tutto quello che mamma Mazda ha fatto per dare spazio a quello che Empower e Officina del Pilota sanno fare. Eccoli, sono loro, la Sony, la vedi? Dall'altra parte dello ragazzi, schermo. Che Vepia guarda un corpo secco. L'80% di voi non è ancora... 82,7, l'ho visto sulle analytics. Non è ancora iscritto al nostro canale, allora per favore, ma cosa vi costa spostare quel mouse, schiacciare, iscriviti? Te lo dico io che cosa gli costa. Ragazzi, voi non avete un account Google. Okay? Allora, non avete un account YouTube. Mettete il vostro nome, inserite nome e cognome e il gioco è fatto. E poi dopo entrate su Officina del Pilota, metti iscriviti e poi clicca anche la campanellina in modo da poter avere tutti quanti gli avvisi ogni volta che esce un nuovo contenuto di Officina del Pilota. Quindi praticamente ogni settimana ce ne sono. Battle scars. Maybe I'm a fighter, never backing down.